ringrazio i presenti perché significa che comunque la presentazione di questa lista è sentita e probabilmente l'operato della lista che ancora rappresento e l'amministrazione che rappresento è stato positivo, altrimenti oggi sarebbe stata molto 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 inferiore. Io voglio salutare prima di dire chi sono, se mi conoscete, il voto di Pipino, qualcuno lo conosce per caso, è una delle istituzioni di Pagliano, ricordatevelo tutti. E ringrazio i ragazzi che si sono uniti a me in questa nuova avventura, ma ringrazio oltre che le ragazze che sono gentilissime e i miei vecchi assessori e consiglieri, soprattutto Francesco e soprattutto Raffaele, perché hanno dimostrato veramente una saggezza che va al di sopra delle parti, perché la politica è questa: voler bene al paese indipendentemente dai colori. Noi abbiamo una lista civica vera, noi abbiamo una lista civica dove le anime sono di tutte le parti. Chiamo spesso e volentieri il mio amico Simone La Zecca, viene dalla sinistra, più sinistra di quella non si può, state sicuri che è sinistra radicale. Come abbiamo una destra forte, avevamo una destra e abbiamo una destra moderata, la destra quella vera. Quindi la nostra lista è una lista che dimostra che Pagliano vuole, non vuole la politica di partito, e lo dimostrano anche le altre liste, che benché siano comunque liste di formazioni politiche, perché sono di sinistra e una di destra, significa che i palinesi sono stanchi del partito che per anni ha imperato in questo paese e ha creato i disastri per questo paese. Il nostro paese è stato fermo, immobile, bisogna riprenderselo il nostro paese, questo dobbiamo sapere e capire. Noi siamo gli artefici, non i politici di turno. Decidere. Noi andiamo come siamo sempre andati, e l'abbiamo dimostrato tra l'altro, che la politica, come dicono tanti, che le porte si aprono perché se si è di sinistra o di destra o che, noi siamo sempre andati in regione con i funzionari e abbiamo lavorato. Quindi a significa di questa politica alla fine, l'indirizzo politico non è quello, è il funzionario che fa poi quello che serve per il fabbisogno del paese, e lo hanno dimostrato la Selva è stata comprata grazie ai funzionari, non ai politici. I politici hanno messo tanto suggello, erano i funzionari. Quindi partiamo dal presupposto che il partito non ha più, ha finito specialmente in un'amministrazione pubblica, di esistere. Bisogna essere uomini di buona volontà che si rimboccano le maniche e lavorano. Questa è la condizione per poter andare avanti. Premesso questo, vorrei dire tante cose, ma ci state un attimino, una mezz'oretta, sì, vi va? Allora, si parla di disoccupazione, c'è un esponente della lista partitica che parla di disoccupazione. Ragazzi, io ho subito un avviso di garanzia, perché ho deciso un giorno che bisognava mettere mano al piano regolatore e fare le varianti. Le varianti servivano solo esclusivamente a creare posti di lavoro, perché giù ai ponti, giù alla Selva, fuori della Selva chiaramente, le varianti andavano a far sì che si potesse insediare in quel contesto, fuori della Selva ricordiamo sempre, degli insediamenti ricettivi, turistico-ricettivi di spessore, con piani di fertilità veri. Si è cercato in tutti i modi di tagliarci le gambe. Hanno tagliato le gambe, adesso parlano di disoccupazione, ma la disoccupazione, se si fossero create le condizioni, oggi forse non saremmo a parlare, che tante persone sarebbero a lavorare, perché avremmo fatto, si sarebbero realizzati sicuramente due strutture alberghiere di spessore notevole, tra cui una lo c'erano. Capito di che cosa parliamo? Ringraziate i politicanti, perché io definisco politicanti vecchi, che hanno fatto la processione ad Anagni e a Frosinone in procura per farci avvisi di garanzia e bloccare un piano regolatore, che oggi sarebbe di ben altra cosa se noi avessimo potuto comunque conseguire il risultato. Quindi queste cose vanno rimarcate per dire ancora una volta che bisogna agire al di là degli schemi politici, bisogna agire per il bene del nostro paese, e è la condizione in primis per andare avanti. Noi abbiamo creato il marchio comunale
è qualcosa che certifica quelli che sono i produttori locali. Significa che se i produttori locali oggi vanno a regime, possono far conoscere i loro prodotti ed esportarli, come stiamo facendo adesso nel prossimo futuro andando in Polonia. Quindi è un indotto orativo che crea comunque occupazione e crea ricchezza per il nostro territorio. Di che vogliamo vivere su Paliano? Di aziende? Le aziende ci sono. Ringrazio l'amico Lolli, che è una delle aziende del territorio, che comunque dimostra che ci sono aziende vere. Ma noi abbiamo un paese prettamente agricolo e turistico. Se tagliamo le gambe all'agricoltura e al turismo, blocchiamo Paliano. Noi abbiamo cercato di farlo, hanno bloccato, ma continueremo, state tranquilli che continueremo e perseveremo in questa scelta, perché crediamo fermamente che è un paese che a 25 km da Roma si può permettere di essere il portone sud del turismo di Roma. È fondamentale questo passaggio, abbiamo un territorio che ci permette di poter vivere, quindi curiamolo, salvaguardiamolo e creiamo posti di lavoro in funzione del nostro territorio, che è fondamentale. Poi si creano le false associazioni ambientaliste per crearci comunque tutta una serie di casini e dire no, ma che cosa fate? A Paliano ci sono persone che vogliono l'immobilismo, si deve stare tutti sotto una cupola, guai a chi si muove. Siccome noi siamo stati probabilmente 5 anni fa gli artefici di aver smontato un sistema oramai annoso, statico, che ha creato problemi ai palianesi, ci guardano come se fossimo il diavolo. Ovviamente a me hanno fatto di tutto, linciaggi morali, mi hanno detto le peggio cose, non sto qui a raccontarle perché non me ne frega niente, perché non mi interessa. Andiamo avanti schierati sulla nostra strada, perché è importante, guardate che è un progetto che guarda al futuro, non si ferma, è una macchina da guerra che è fuori dagli schemi politici. È fondamentale ricordarselo, perché per noi è fondamentale questo passaggio. Abbiamo salvato la selva. Prima Vincenzo parlava della selva. C'è gente che dice che io l'ho venduta agli amici degli amici, nome e cognome, Alfieri. Cosa ho venduto agli amici degli amici? Lo dicesse qui, venisse in un confronto pubblico e dicesse a chi ho venduto io. Io forse ho salvaguardato da false speculazioni che c'erano in essere, non che ho venduto agli amici degli amici, vorrei capirli, dicesse e se ne assumesse responsabilità. Abbiamo eliminato la STU. Prima Vincenzo parlava della STU, è una società di studio di urbano, ma perché l'abbiamo eliminato? Perché abbiamo creato le condizioni affinché questo strumento non servisse più, è diventato area monumento naturale. Quindi questa STU praticamente era cessata il suo interesse, non aveva più lo suo scopo. Tra le altre cose, nella STU spesso io ho domandato all'amico Raffaele Pezzella, dove lui sedeva nel CDA, cosa ha creato la STU negli anni? Zero. Alfieri oggi ancora confonde Archesia con Amea, ancora dice che io ho venduto Amea. Ma come ho venduto Amea? Ma Amea è una struttura che esiste da 110 anni. Tra l'altro, se per caso qualcuno lo sapesse, lì ci sono stati i miei parenti che per 40 anni sono stati direttori di quell'azienda. Un certo Sturvi Fernando. Ma come faccio? No. Sturvi Attilio Pippaino era quello che nell'età, quando si guidava con i camion, che c'erano praticamente pochi mezzi, era quello che con il camioncino suo andava a portare i trasformatori nelle zone da collocare, perché il figlio gli diceva, senza pagarlo, Pippaino andava a costo zero perché non lo pagava Fernando. Quindi come fa a pensare che io ho venduto la Mea e dire in giro che abbiamo venduto la Mea? Noi la Mea, ma quando mai? Noi abbiamo venduto un ramo di azienda, Archesia, che è una cosa diversa, è una società che se l'avevano mangiata, ciucciata, come quando si spreme un limone. C'era gente che ha vissuto su quelle società prendendo gettoni di presenza senza produrre nulla. Abbiamo evitato il fallimento di quell'azienda. Abbiamo permesso a 6 lavoratori di andare comunque a assicurargli un posto di lavoro altrove, senza perderlo.
Quindi non abbiamo venduto Amea. Quando Alfieri dice che abbiamo venduto Amea, ditegli: ma hai capito che cos'è Amea e cos'è Archesia? Non l'ha capito ancora. E dirà continuamente che noi abbiamo venduto Amea. Perché gli fa comodo? Perché gli fa comodo? Io sono diventato amico personale dell'esponente di Reduasa. Reduasa lo conoscete? Ambientalista. Cavolo, mi telefona. Allora significa che noi qualcosa sull'ambiente abbiamo fatto o no? Cioè lui mi chiama. Allora noi veramente abbiamo lavorato sull'ambiente. Mi chiama. Se noi avessimo lavorato al contrario, io sarei il peggio nemico di questo qui. Eppure invece mi chiama tranquillamente, c'è un ottimo rapporto di amicizia e sviluppiamo quello che sono tutte le pratiche affinché noi possiamo tutelare il nostro territorio. Abbiamo fatto noi immediatamente, quando io mi sono insediato, abbiamo fatto osservazioni al piano regolatore della variante di Colleferro per non far costruire il TMB. Noi abbiamo fatto tutti i carotaggi per vedere se ci fosse dioressina sul nostro territorio. Ci siamo insediati nelle cause penali per gli inceneritori di Colleferro per avere, qualora ci fossero le responsabilità, e ci sono le responsabilità, il ristoro economico dai responsabili dell'inquinamento per gli inceneritori di Colleferro. Sono atti che sono al comune, basta andarli a vedere, sono tutti documentabili. Quindi per l'ambiente abbiamo lavorato benissimo alla grande e siamo fieri di quello che abbiamo fatto e continueremo a farlo perché crediamo fermamente in questa cosa. Abbiamo fatto la differenziata. La differenziata, quello che è oggi la differenziata a Pariano, siamo un comune di riferimento per tutti i comuni sociari. Ci chiedono come siamo riusciti ad ottenere questo in due anni. Siccome noi non crediamo e abbiamo dimostrato che gli schieramenti politici sono secondari, lo diceva poc'anzi prima l'amico Raffaele, noi in Consiglio Comunale all'unanimità abbiamo dato mandato affinché si prendesse la presidenza di una consulta per l'ambiente a un membro che allora sedeva all'opposizione. Non ci fregava nulla del fatto che fosse all'opposizione, interessava il progetto. Oggi noi il progetto siamo fieri di aver portato dei risultati che sono tangibili e potremmo dire ancora più forte che anche una differenziata, guardate che la differenziata non è uno scherzo, la differenziata costa e aumentano i costi in maniera esponenziale per il comune. Noi andremo a produrre nelle tariffe adesso del 2013-2014 uno sconto medio in tasca alle persone del 15% meno. Nonostante la differenziata, quindi con uno sforzo enorme da parte dell'amministrazione comunale. Sono fatti che sono inconfutabili. Quindi di che cosa ci vogliono attaccare noi? L'unico elemento del partito che è il PD, di nulla. Abbiamo fatto le varianti. Quelle dell'avviso di garanzia, l'avete capito che ho un avviso di garanzia, sì. Avete capito che dopo 3 anni non ho capito ancora niente perché ci ho avuto l'avviso di garanzia. Io non l'ho capito, Sono venuto da me, ho detto buongiorno, poi alla fine, dopo 3 anni, tutto finito, non c'è nulla, perché non c'è nulla? Perché vorrei soltanto capire. Mi hanno fatto una domanda, lei perché è sindaco? Per interesse. Quale interesse? Ma quale interesse? Io sono sindaco perché mi sono prestato e volevo finalmente cambiare qualcosa a questo paese. L'interesse sicuramente per me è l'ultima delle cose, perché probabilmente ci ho rimesso tanti soldi. Io non prendo soldi, ho rinunciato al mio stipendio. Sia chiaro, quello che è l'appannaggio del sindaco, perché essendo un sindaco che non ha rinunciato al suo lavoro, quindi non si è messo in aspettativa, prende 640 euro mensili, io li lascio nelle casse della ragioneria che di volta in volta si vanno a pagare le bollette, magari per le persone che purtroppo. Quindi l'interesse è solo quello di cercare di migliorare il nostro paese, perché se ci fosse stato altri interessi
Dico spesso che se magari invece di essere il sindaco di questo paese e ho mia madre che mi obbliga poi a passare dentro Paliano, perché se no la mattina potevo uscire dal mio cancello di casa, scendevo a destra, in discesa, me ne andavo a Colleferro e arrivederci Scuffia, Paliano era finito, invece no, io esco, faccio la salita, vado a mia madre a salutarla, vado al bar di riferimento da 35 anni forse probabilmente, prendo il giornale sempre nella stessa edicola, mi piace vivere Paliano dalle 7 alle 7 e mezza, dalle 7 alle 7 e mezza, e poi vado al lavoro. Durante il giorno non sto appoggiato alle mura, non mi vedete mai appoggiato alle mura, eh. Io non ci sono mai. Abbiamo levato i plessi secondari, le pluriclassi. Abbiamo levato i ragazzi, li abbiamo portati nel plesso centrale, abbiamo levato questa anomalia storica. Abbiamo levato i foretani, porca miseria, la gente che adesso è integrata nel tessuto sociale, ma sono integrati i bambini come sono integrati le famiglie, perché è ovvio che se i bambini stanno nel plesso centrale, le famiglie alla stessa stregua e quindi vivono Paliano e non più le zone limitrofe. Io quando in consiglio comunale, questa l'ho detta una storiella perché è simpaticissima, abbiamo fatto questa scelta, scendendo dal consiglio comunale, un bimbo inculcato probabilmente dalla mamma e dai genitori fino a Porta Romana mi disse: devi morire, devi morire, devi morire. E io lo guardavo e dicevo: perché devo morire? Ma lui chiaramente non sapeva perché, perché era soltanto il fatto che gli avevano inculcato che noi stavamo levando chissà che cosa. Oggi quel bimbo è felicissimo di stare nella scuola centrale, di essere integrato con tutti i bimbi delle coetanei e non ha più problemi di niente, non sarà mai chiamato quello delle mole di Santa Mariano o di San Procolo o San Procolano, è chiamato palianese, perché siamo palianesi. Abbiamo fatto la mensa a chilometri zero, senza risorse. Noi permettiamo ai bimbi di mangiare prodotti locali con piatti caldi all'interno della scuola. Non facciamo scodellare cibi che arrivano a 100, 200, 300 km di distanza senza sapere nemmeno quali sono i prodotti che mettono dentro. Abbiamo la gente che lavora all'interno della scuola e fa mangiare quello che è prodotti certificati locali. E i bimbi mangiano benissimo. Questi sono gli sforzi di una sana amministrazione. Non ci prendiamo un giro sulle chiacchiere. Questi sono sforzi che sono stati fatti in un momento congiunturale che mette spavento. Con risorse zero. 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 Noi abbiamo acceso mutui, gli unici, quello della mensa e quello di Via della Cona. Abbiamo eliminato... A Paliano non si poteva fare Via della Cona, io non ho capito perché non si poteva fare Via della Cona, c'è stava sempre questa bella giravolta che si faceva all'interno del paese. Alla fine abbiamo detto: perché non si può fare? Abbiamo fatto Via della Cona con 70.000 euro, abbiamo fatto un doppio senso che ha permesso alla gente di evitare un circuito inutile all'interno del paese e inquinando di meno, quindi andiamo verso territorio zero, Paola, sì. Una cosa che abbiamo fatto sempre con pochissimi soldi e pochissime risorse, forse i non addetti ai lavori non sanno. Ragazzi, noi stiamo pagando debiti fuori bilancio per avvocati di cause del 1990. Mai pagate! Ci troviamo sul collo 400.000 euro che dobbiamo pagare adesso, nel prossimo anno, avvocati che magari nel 90 hanno fatto la causa, ma noi nel 90 dove stavamo? Ma perché non l'hanno pagati? Perché non hanno provveduto a fare nel conto economico di quella struttura nell'anno la copertura adeguata per quello? No, perché ci pensava di fare altre cose. Li paghiamo adesso, però li paghiamo adesso, in un momento dove non ci sono, dal governo centrale, caro Alfredo, non arrivano soldi. Non arrivano soldi. Quando prima l'assessore Nevoso diceva che improvvisamente tolgono somme per i servizi sociali, sapete che cosa dice? Che tolgono somme per poter coprire e aiutare le famiglie dove lo stato di indigenza cresce ogni giorno di più.
Quindi in un contesto del genere noi siamo riusciti a fare delle opere, delle cose che sinceramente era soltanto da dare le chiavi e andare in dissesto economico. Noi siamo riusciti ad evitare il dissesto economico. 11 milioni di debito, di cui 950 sono ogni anno da pagare per i debiti pregressi. Sono tanti. In un comune che ha risorse limitate. Qualfieri, tutte le volte in consiglio comunale, mi sono appiccicato per una cosa semplice. Quando si tratta del consiglio, i comuni italiani hanno soltanto un unico ristoro per un'azienda ambientale, che non l'ho creato io poi tra l'altro. Il Castellaccio, CDR del Castellaccio, quelli sono obbligati per legge a dare 70.000 euro al comune di Paliano, 80.000 euro, in base a quello che producono. Alfieri non li vuole, allora gli vorrei dire, ma se togli questi da un bilancio già che non si regge in piedi, mi fai capire dove vai a parare per poter coprire poi tutte le altre risorse che servono per gli assessorati? Da nessuna parte. Quindi chiedo a tutti voi, e possibilmente ai non presenti trasferitelo, di dare la possibilità alla lista civica con Paliano di poter essere ancora presente, perché abbiamo attivato tante di quelle attività, positività per il nostro paese, che potrebbe veramente cominciare a volare nei prossimi anni. Quindi votate questa lista, ne ha bisogno. Grazie, grazie.